Mentre i grandi della Terra si impegnano per restituire al pianeta vivibilità e futuro, anche ogni singolo cittadino può diventare custode della propria buona qualità di vita, assumendo atteggiamenti che assicurino salubrità negli ambienti in cui si vive abitualmente o nei luoghi in cui si soggiorna per studio o lavoro. In quest'ottica, oggi alla Camera dei Deputati, la Società Italiana di Medicina Ambientale, Sima Onlus, ha presentato il decalogo sulla Indoor Air Quality. Presidente, mi pare che appena un anno fa, proprio qui alla Camera dei Deputati, era stata presentata questa nuova società di medicina ambientale. E oggi le rivolge l'attenzione, medicina ambientale è generico, riguarda un po' tutto, però oggi voi volete focalizzare su quello che è l'indoor non solo in casa, nella propria casa, ma negli uffici dove si continua a vivere un po' avvelenati. Certo, ma non solo, anche nelle scuole, ossia parliamo di qualità dell'aria, perché l'aria è uno dei tre punti, la qualità dell'aria è uno dei tre punti su cui la nostra società scientifica ha deciso di fare focus. Una è l'energia, la sicurezza alimentare e la qualità dell'aria, quindi oggi siamo qui per parlare di qualità dell'aria indoor. La nostra società scientifica, attraverso il suo comitato scientifico che per fortuna è uno dei più importanti comitati scientifici italiani di società scientifiche e che vede al suo interno autorevoli accademici di numerose università, ma anche molti rettori di università italiane, ha redatto un decalogo semplice e comunicazionale sulla qualità dell'aria indoor, ossia 10 pratici consigli per la popolazione per evitare o comunque ridurre i rischi da contaminazioni indoor. Contemporaneamente però questo decalogo si basa su le ultime e più importanti ricerche scientifiche a livello nazionale ed internazionale ed è la prima volta che in Italia si realizza un lavoro di questo tipo. Non esistono peraltro leggi o comunque non esiste una legislazione complessiva o dei regolamenti complessivi che regolano appunto questa tematica che è assolutamente importante perché interessa tutti noi. Lei consideri che ognuno di noi passa mediamente tra l'80 e il 90% della sua vita in ambienti indoor e quindi parliamo di uffici, parliamo di casa, parliamo di scuole, insomma. Il Parlamento. Parliamo anche di Parlamento e quindi in quest'ottica diventa assolutamente importante, tant'è poi che la qualità dell'aria indoor incide anche pesantemente sulla nostra salute e soprattutto quella dei soggetti più fragili, anziani e bambini. Ecco professore, ma l'aria, parliamo anche di casa ma anche di uffici, l'aria va bene, però adesso c'è questa grande campagna contro i superbatteri, ma noi riportiamo a casa quantità spropositate di batteri quando siamo stati su un'auto, ma anche dalla nostra auto, quando abbiamo interagito con uffici, pensi un ufficio postale, ma tutti in una banca e quant'altro. Quindi forse dovremmo diventare più coscienti che anche la nostra casa diventa un luogo di infezioni. Sì, senza nessun dubbio, in parte li portiamo da fuori, in parte si possono, tra virgolette, formare dentro. Pensiamo a quelli che sono gli impianti di condizionamento, per esempio, che devono essere sempre ben tenuti, bisogna fare delle manutenzioni annuali per evitare che si possano formare dei ristagni d'acqua nei quali formarsi a loro volta batteri, protozoi e altri organismi che possono essere, come la salmonella, assolutamente pericolosi per la salute. Le linee guida principali, peraltro questo decalogo è stato approvato dal Ministero della Salute e la giornata di oggi è patrocinata dal Ministero della Salute, sono quelle di areare molto bene gli ambienti indipendentemente da quelle che sono le dimensioni degli ambienti stessi, quindi più volte al giorno per alcuni minuti, soprattutto le camere dove soggiornano i bambini, quello di dopo che si è cucinato anche qui areare i locali della cucina, quello di manutentare in maniera corretta tutte le apparecchiature come le ventole, le cappe, gli impianti di condizionamento di cui dicevamo prima e poi anche e soprattutto quello di evitare di fare delle azioni in casa che possano essere, eccessivamente mettere a rischio la cosa. Esempio,
Si parla molto, perché se ne parla molto in pubblicità, di detersivi, di cose per la casa che sono profumati. Ecco, bisogna, non dico evitarli, ma ridurne drasticamente l'utilizzo, solamente per il minimo necessario, e magari sostituirli con dei prodotti che sono chimicamente più noti, come sono la candeggina, l'aceto, l'ammoniaca e via dicendo. Ecco. E tutto questo, altra cosa importante, sono per esempio l'utilizzo di stufe, camini, caminetti, eccetera. Bisognerebbe cercare di prediligere i camini chiusi rispetto ai camini aperti, meglio ancora le stufe a pellet, anche se comunque la scienza ci dice, tant'è che in alcune regioni sono state vietate anche le stufe a pellet, perché ci sono delle emissioni in polvere sottili sia nell'ambiente indoor che soprattutto in quella outdoor, che incominciano a diventare piuttosto importanti. Quello che è molto importante per chiudere è l'aspetto della prevenzione ambientale, e la prevenzione ambientale può riguardare, come oggi parliamo di inquinamento indoor, ma fondamentalmente si tratta di una cultura che deve essere proposta, raccomandata e comunicata a tutta la popolazione italiana, perché la vera prevenzione la fanno i cittadini, e i cittadini come movimento d'opinione eccetera la portano poi verso le istituzioni e verso la politica. Senza prevenzione ci ritroveremo ogni anno ad assistere a nuove patologie, a nuovi infortuni, a morti premature, non solo derivate dalle problematiche indoor, ma come bene sappiamo dovute a tantissime problematiche. Quindi fare prevenzione ambientale è l'obiettivo principale che anche la nostra società scientifica si pone per il 2017. Senatrice, ma lei da quanto tempo si batte per l'ambiente? Ormai da tanti anni. E ci sono sempre nuove frontiere, grazie anche ovviamente alla ricerca scientifica, si individuano nuovi campi. In particolare oggi sono ben lieta di partecipare a questa conferenza stampa sull'inquinamento indoor, perché uno pensa sempre all'inquinamento esterno, invece noi passiamo la maggior parte della nostra vita in luoghi chiusi, nei luoghi di lavoro, in ufficio, in casa, e anche lì vi sono tantissimi tipi di inquinanti, e purtroppo i cittadini, mentre sono oggi più avvertiti dei problemi che ci sono nell'inquinamento da traffico, da smog, sono invece poco avvertiti e informati di quelli che sono i rischi dentro, per esempio, gli ambienti chiusi. E ci sono tantissimi tipi di inquinante, per esempio noi non ci rendiamo mai conto di quanto non solo le vernici, ma anche i mobili stessi, insomma, no, possono produrre anche dei fattori inquinanti molto, molto pericolosi, elettrodomestici, insomma vi sono tutta una serie di problemi che è bene che in qualche modo, insomma, siano portati all'attenzione. Su questo serve però una normativa nazionale, perché vi è stata latitanza da questo punto di vista delle istituzioni. Lei sa quanto tempo ci è voluto perché ci fossero, diciamo, sì, campagne normative più efficaci per quanto riguarda i limiti anche di inquinamento all'interno, all'esterno ovviamente, insomma, nelle città. E ancora lì siamo molto indietro. In questi giorni a Roma registriamo, no, un tasso di inquinamento molto elevato, ma i cittadini, ma ci sono, diciamo, le centraline, ci sono le misurazioni. Invece oggi, diciamo, dobbiamo in qualche modo esaminare tutta la questione dell'inquinamento attraverso un'impostazione sistemica. C'è un inquinamento che e gli agenti inquinanti che sono dentro, esterni e interni. E però per far questo serve appunto non solo un approccio sistemico, ma anche una normativa nazionale che in qualche modo, insomma, dia le linee guida. Ci sono già le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma credo che serve una normativa precisa anche sugli inquinamenti interni. Ecco, ma ora noi sappiamo che i bambini, anche tenere età alla scuola elementare, dialogano con il resto del mondo tramite i nuovi mezzi tecnologici, ma perché nelle scuole italiane non si fa un buon insegnamento di regole pratiche?
l'alimentazione, far comprendere a un bambino cosa significa alimentarsi bene e far comprendere che al di là dei grandi temi, lo scioglimento dei ghiacciai, della calotta polare, che comunque anche nel proprio piccolo bisogna agire in modo diverso. Io credo che il percorso è stato avviato, occorre però avviare iniziative ancora più concrete e soprattutto più diffuse. Occorre una contaminazione dei modelli anche di educazione ambientale che devono essere promossi nelle famiglie, nelle scuole, ma anche negli ambienti in cui si realizzano anche momenti di convivenza. Quindi l'università in questo è particolarmente impegnata. Bari in particolar modo ha istituito un centro di educazione e di esperienza ambientale dove la promozione dei modelli educativi si coniuga anche con le competenze tecnico-scientifiche, e attraverso anche i nostri educatori ambientali abbiamo voluto raggiungere le famiglie nella nostra città con una convenzione virtuosa con il Comune di Bari e soprattutto poi anche Taranto, che vive emergenze ambientali assolutamente uniche, costituisce anche il luogo di un impegno prioritario della nostra istituzione universitaria. Chimica analitica, quindi diciamo lo strumento giusto per comprendere quanto veleno c'è intorno a noi? Sì, direi sicuramente di sì. È proprio il fatto di conoscere, diciamo, la composizione chimica di quello che alla fine respiriamo, perché noi inaliamo gas ma anche particelle. I gas, diciamo, sono più facili da conoscere dal punto di vista chimico perché sono più facili da analizzare. E uno dei nostri target invece è proprio andare a studiare la composizione chimica di queste particelle, perché sono tante, sono diverse, sono piccole, per cui sono in grado di entrare fino negli alveoli dei nostri polmoni. E voi chiedete che ci siano normative certe? Sì, diciamo che mentre è più facile avere, infatti c'è una normativa sulla qualità dell'aria outdoor, nelle abitazioni ovviamente molto è basato su quelle che sono le buone abitudini, e quindi diciamo che bisogna partire sicuramente da lì e poi credo che tutto possa, diciamo, seguire. Professore, lei ha parlato appunto di inquinamento da varie fonti, però ha toccato un punto. C'è adesso un'abitudine invalsa che è venuta soprattutto dall'Oriente, dall'India, di inondare le nostre case di incensi, di candele. Ecco, ma quale può essere il pericolo? Sostanzialmente queste sostanze rilasciano molti VOC, che nel decalogo sono tradotti in italiano, quindi diventano COV, i composti organici volatili, che purtroppo sono degli inquinanti che fanno male alla nostra salute. E quindi queste sostanze vengono rilasciate da queste candele, dai profumi per la casa, dai prodotti per l'igiene e per la pulizia, e quindi bisogna usarli con molta cautela. Ecco, ma diciamo che un luogo di quelli più inquinanti è proprio forse la cucina, sì. La famosa grigliata. Sì, anche in questo caso non è che dobbiamo privarci di tutto, ma la cosa importante è utilizzare tutti quegli strumenti che abbiamo per evitare l'accumulo di queste sostanze, quindi le famose cappe aspiranti, in cui i filtri devono essere cambiati in modo corretto e spesso, devono essere utilizzate sempre, ogni volta che facciamo le nostre grigliate o qualsiasi cosa da mangiare. Quindi mentre si fanno le campagne, perché si possono conservare le nevi del Kilimangiaro piuttosto che i mari eccetera, dobbiamo pensare anche al nostro piccolo interno. Consideriamo che viviamo la maggior parte del nostro tempo all'interno delle nostre case. Noi, i nostri figli, e quindi è giusto che respiriamo un'aria pulita, buona, all'interno, oltre che ovviamente all'esterno. Soprattutto anche nelle scuole, allora. Nelle scuole sicuramente. Ecco, alcune pratiche che sono anche molto ovvie non vengono messe in atto, per esempio aprire le finestre, perché tra l'altro un accumulo di anidride carbonica, oltre ad essere nocivo, provoca sonnolenza. Infatti anche noi che facciamo lezione tutti i giorni, dopo un po' vediamo che magari i nostri studenti, come dire, hanno qualche cedimento, no? Quindi la soluzione è aprire le finestre.